L'esercito ucraino fa sapere che la Russia ha aumentato il ritmo dell'operazione offensiva, il cui obiettivo è prendere il pieno controllo delle regioni di Donetsk e Luhansk ed avere un corridoio di terra verso la Crimea. Gli antagonisti stanno esercitando un fuoco intenso in quasi tutte le direzioni, ha detto il portavoce delle forze armate ucraine. Il nemico continua le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk ed il corridoio con la Crimea temporaneamente occupata. Il nemico sta aumentando il ritmo delle operazioni. Gli occupanti russi stanno esercitando un intenso fuoco in quasi tutte le aree. Per l'esercito russo, le forze armate ucraine sarebbero responsabili di un massiccio attacco missilistico nella città di Kherson, occupata dai soldati di Mosca sin dall'inizio dell'operazione militare. L'Ucraina ha il diritto di colpire le strutture militari russe, ha affermato a mezzo social un consigliere alla presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, lasciando intendere che Kiev può procedere anche a bombardamenti sul territorio russo. Questo tipo di azione criminale delle forze armate ucraine contro la Russia non può rimanere senza risposta. Vorremmo che Kiev e le capitali occidentali prendessero sul serio le dichiarazioni del nostro Ministero della Difesa, secondo cui ulteriori tentativi di incitare l'Ucraina a colpire obiettivi russi scateneranno una dura risposta da parte della Russia. A Odessa, città sinora risparmiata dai combattimenti peggiori, la guerra sembra sempre più vicina. Le strade sono ricoperte da sacchi di sabbia e i residenti hanno da tempo preso parte alla predisposizione della zona per l'assalto russo.